sono soltanto femmine, così che sì, allora nessuno è un pasto più protetto. No, devono avere il sangue loro, perché sennò un maschio non, non funziona. Non sono soltanto le relazioni. A differenza di voi, non c'è bisogno del sangue. Da studente ricordo una battuta che dicevano: le zanzare maschio sono hippie, anche perché erano quei tempi, stanno in mezzo ai fiori, e del sangue ne hanno bisogno le femmine perché devono produrre le uova, e quindi ecco la necessità di un pasto proteico. Ah, ecco, mangiano, ci mangiano soltanto le femmine, sì, però esistono i maschi. Certo. Ecco. Quindi non diciamo che le zanzare sono tutte femmine. No, quelle è insomma. Quelle attive, ma poi c'è da domandarsi, la poesia degli omosessuali o meno, perché abbiamo preso in esame solo due sessi, quella del terzo sesso. Bellissima domanda per Paolo Pasolini. Allora, che secondo me è uno dei maggiori. Anche Dario Bellezza, l'ultimo. Dario Bellezza, bellissimo. È Penna. Quindi, io ho presentato Donne in fuga dell'Oriente ed è interessantissimo come libro per quelle novelle che sono ispirate alla follia o qualcosa borderline con la follia, come per esempio quella della anoressica, che è un'esperienza agghiacciante. Poi include tanti temi, per esempio, racchiude anche il tema, ora siamo lì, dell'omosessualità. La ragazza che si sfinisce perché ha visto un modello ideale su un giornale, perché spera così di attirare l'attenzione di un giovane che le piaceva, invece poi scopre che lei si è finita così, e il giovane invece è attratto da un suo amico. E quindi anzi commentano insieme come si è ridotta, come sta male, eccetera. Ma ti ricordi nei dettagli? Sì, lo ricordo benissimo. E poi è molto bello quel libro, proprio perché riporta una certa ambientazione rionale che ha Roberta. Perché Roberta sta dalle parti della Conella, che non è lontano da San Salvi, un tempo chiamato dai fiorentini i detti rossi. Quindi lei ha sentito proprio nel clima, nell'aria, queste sensazioni, si è immedesimata, le è bastato vivere nell'ambiente e si è immedesimata con questi drammi notevoli e molte volte insuperabili, questa alienazione che poi dalla malattia viene portata fino alla morte, finché non c'era la legge Guasaglia, e queste povere persone venivano rinchiuse e buonanotte, e non che a che ora non ci sono dei domusti, non è guardato. Quindi ecco, questa è la parte anche sociale di Roberta. In quel libro c'è moltissimo questo sguardo a questi, come direbbe la nostra amica Guidi, di cui ultimamente ho ricevuto il libro, di questi individui è Lignetta e Margine. Cioè queste persone fatte fuori dalla dimensione della vita, che forse sono molto più vive dell'altro. Quanto poi alla musicalità della poesia di Roberta, basta avere gli orecchi per sentirla. Lei stessa, non so se influenzata